Il 2 e 3-4 agosto in Umbria, Giorgia Sitta terrà il primo seminario dal vivo sugli archetipi e la manifestazione di anima, un residenziale di 3 giornate nella splendida cornice del Relais San Clemente. Per info e prenotazioni rimandiamo ai link sotto al video in info box, nella sezione Visualizza i prodotti oppure nel nostro sito shop cavuresoterica.it alla voce Eventi e Corsi. Qual è la strada, la bilancia? È verso il nutrimento d'amore che mi serve per vivere o rimanere attaccato ai miei desideri, ai miei talenti e morire di No, nutrimento no. d'amore? Allora, il percorso è questo. Fondamentalmente non è proprio così, ma ci sono 4 tipi di energie, no? C'è l'energia del fuoco, della terra, l'energia fuoco, l'energia terra, l'energia aria e l'energia acqua. Ogni anima si può suddividere in una incarnazione di questa energia. Quando l'anima si incarna, sceglie una di queste 4 energie, che poi se qualcuno di voi è esperto di enneagramma userà l'enneagramma, se è esperto di archetipi usa gli archetipi, se è esperto di astrologia usa le astrologie, usate quello che vi pare. Quindi, sono anima a fuoco. Se tutto funzionasse perfettamente, i miei genitori riconoscono che sono anima di fuoco e con me mi aiutano in tutta la mia crescita dagli 0 ai 14 anni a gestire questo fuoco. Non lo spengono però. Dicono: cavolo, mio figlio, mia figlia è una di quelle bambine che ha bisogno di muoversi continuamente perché ha tanto fuoco nel corpo. So già che un bambino di fuoco non sarà assolutamente portato per la scuola perché ha bisogno per lo studio classico fermo sui libri, quello studio lì non ce la fa. Ma ce la fa in tutto quello che è il corpo. Io da genitore sano, evoluto, chiamiamola come ci fa, aiuto mio figlio, gli do amore proprio perché lui ha la bellezza del fuoco. E quindi lo aiuto nella sua vita dei primi 14 anni a disciplinare il fuoco e a lavorare anche sulla pazienza. Con i bambini fuoco bisogna lavorare, impara a pazientare, ad accettare, no? È proprio un lavoro che si fa. Il genitore, se la vita fosse perfetta, ha questo compito. Io ti do amore senza farti cambiare natura. Così per il genitore, la bimba acqua, perché è più femminile l'acqua, no? Queste bambine già dai primissimi mesi di vita con tutto questo amore, con tutti questi sentimenti, con queste emozioni che si muovono continuamente. Il genitore cosa fa? Non si arrabbia se prima piange, poi ride, poi piange, poi ride, poi si dispera, poi salta. Cioè, queste bambine incontenibili emotivamente. Cosa fa il genitore? Anche se è una bambina difficile, perché non è facilmente gestibile, l'accolgo e l'aiuto a vivere i sentimenti senza andare nello sbrodolamento. Questo è il compito che ha un genitore sano, evoluto. Che cos'è il reale? Io cresco, sono un bimbo fuoco, nasco in una famiglia molto frequente di 2 genitori terra, quindi radicamento, quindi studio, quindi disciplina, quindi ci si comporta così. Il bambino ha bisogno di amore e quindi ha 2 strade. O mi adeguo completamente e divento un soldatino, tradendo però la mia energia animica che prima o poi dovrò andare a riprendere e quindi poi da grande farò i percorsi evolutivi, oppure esagero. I bambini hanno 2 strade, no? Anche noi da bambini abbiamo fatto questo. O ci siamo adeguati o siamo andati sul versante dell'esagerazione. Cioè non solo ho tirato fuori il fuoco, ma l'ho proprio vissuto in maniera eccessiva pur di attirare l'attenzione, pur di avere un briciolo d'amore. Tutte queste 2 modalità, entrambe, portano all'allontanamento da ciò che siamo veramente, o per esagerazione o per negazione. Quindi il bambino per forza segue una delle 2 strade. Vedremo più tardi che il percorso evolutivo è andare a riprendere l'energia di incarnazione e nutrirci noi di questa roba qui. Poi dopo guardiamo come si fa. Però sì, il bambino per sopravvivere deve adeguarsi o esagerare. Però non c'è altra strada, a meno che non abbiamo avuto la fortuna di avere 2 genitori molto evoluti, ma direi che non saremmo qui. È molto Quindi è inevitabile Aspetta, aspetta. il tradimento per se stesso. Abbastanza, sì.
abbastanza importante. E quello lo deve andare a riprendere dopo, sì, inevitabilmente, cioè per poter fare la sua crescita. Sì. Ci sono, la differenza dove sta è che ci sono un sacco di persone che non faranno mai questo percorso e sprecano tutta l'incarnazione, sprecano, vivono tutta l'incarnazione lontanissimi da ciò che sono venuti a fare. È una grande fortuna aver potuto incontrare questi tipi di insegnamenti come tante altre, perché ci danno la possibilità di tornare alla nostra origine. Questo fino, sapete benissimo, siamo nell'epoca di Mappo, si chiama anche epoca dei segreti rivelati, dove tutti abbiamo accesso a queste conoscenze. 50 anni fa non era ancora così. Il fatto che noi siamo nati e viviamo in un'epoca in cui queste informazioni siano accessibili per tutti è la prima volta che capita. E quindi abbiamo una grande possibilità di andare a riprendere la nostra energia dell'anima. Moltissime persone questo percorso non lo fanno e vivono una vita intera di rimpianti, di rimorsi, di cose non fatte. Perché? Perché continuano a cercare nel mondo, adesso poi lo andiamo a vedere per bene, dopo ci sarà una seconda parte a spiegazione, continuano a cercare l'amore esternamente. Noi l'amore esterno lo cerchiamo per tutta la vita, fino a quando non cominciamo seriamente dei percorsi. Cioè, quella fame d'amore che tu dicevi ce la portiamo dietro tutta la vita, se non lavoriamo su di noi. Quindi quando noi abbiamo bisogno, ma che è sano, la prima fase della vita, faccio una separazione, la prima fase della vita, cioè dalla nascita 0-30, 35 al massimo, è tutta fase di estroversione, anche i timidi, anche gli introversi. Cosa vuol dire fase di estroversione? Vado a cercare nel mondo ciò che non mi è stato dato. Quindi cerco l'amore che non ho ricevuto o cerco l'amore che non ho ricevuto nel modo adeguato, perché poi anche qui i nostri genitori ci amano, non è che non ci hanno amato, è che l'hanno fatto a modo loro, giustamente, e molte volte il modo loro non ha coinciso con il nostro essere, con la nostra anima. Non è che non ci hanno amato, loro amavano in quella modalità lì, non coincideva con la nostra, ma non è che non ci hanno amato. Quindi noi cosa facciamo 0,35? 0,35 siamo alla ricerca di quell'amore che non ci è stato dato, quella modalità d'amore che non ci è stata data, passiamo i primi 35 anni così, facendo figli, coppia, figli, lavoro, e cerchiamo questo. Anche il nostro lavoro, se non è fatto coi talenti, è un lavoro compensativo che va a riempire dei buchi emotivi. Lo so che non sembra, oggi non credo di avere il tempo di approfondirlo, ma anche il nostro lavoro va a riempire questa parte qui della vita. Poi a 35 anni, a me circa, più o meno, adesso per fortuna per i giovani di oggi è cambiato, succede prima, ma intorno ai 35-40 anni, quella che una volta veniva chiamata la crisi di mezza età, che adesso non c'è più perché c'è la terza, la quarta e la quinta età, ma la crisi di mezza età è metà del cammin di nostra vita di Dante, quando comincia quella fase della vita in cui cominciano ad arrivare delle spinte dell'anima che dice io sono qui. Intorno ai 35-40 anni, adesso un po' prima, arriva anima nella nostra vita e ci dice che vita stai facendo? Ma ti piace il tipo di matrimonio che hai? Ti piace il lavoro che fai? Ma veramente pensi di continuare a timbrare un cartellino fino a 68 anni? Quella è anima che chiama, che comincia a mettere dei dubbi sul tipo di vita che stiamo facendo. Ma è questo il rapporto di coppia che vuoi? È questo il tipo di relazioni che vuoi con le amiche, con gli amici? Torna ai 35-40 anni, comincia la fase, dovrebbe, qua uso il condizionale, dovrebbe cominciare l'introversione. Dovrebbe. Perché moltissimi di noi fanno finta di niente, testa bassa, e portano avanti per tutta la vita questa qui. E questo è il più grande peccato che possa esistere. Continuare a tradire se stessi, nonostante anima abbia cominciato a mandare dei segnali. Lì
Anima manda dei segnali perché ha necessità, per evoluzione, che noi torniamo consapevolmente alla nostra energia di incarnazione. E ha bisogno della nostra collaborazione. Se 03 era manifestazione spontanea di anima, era così, inconsapevole. Da qui in poi comincia il percorso per andare a riprendere anima consapevolmente. Bene o male, questo significa disfare la vita che stiamo facendo, più o meno. Completamente disfarla, eh? Difficile che si salvi qualcosa. Franci, ci sono delle domande, ma c'erano delle domande anche da prima. Adesso sono stata un po' più chiara, poi lo riprendiamo, questo discorso. Microfono, a lui finì. Sì, è chiaro. L'unica cosa è che quando devi andare a rifare tutto da capo, che sarebbe la seconda rinascita, come ha detto lei, c'è una paura Folle. molto grossa. Sì, poi vediamo i motivi, dopo li vediamo. C'era la ragazza là in fondo, quella con la felpa rosa. Se è rosa, perché fino là in fondo non c'è, sì, è rosa. Ciao Giorgia, Ciao. c'ero già, solo che ero seduta qui e mi sono dovuta alzare. Ci siamo visti a Bologna poche settimane fa. Mi allaccio tra lo 03 in cui il bambino o la bambina deve cercare di trovare il modo di farsi amare dai genitori e in particolare trova una figura materna anaffettiva e nonostante questo è molto, insomma, magari un bimbo, una bimba molto amabile e quindi cerca comunque in tutti i modi di trovare questo amore, si sente rispondere non tanto il trauma che dicevi tu, non sei in grado, non sei capace, non sei abbastanza brava, ma semplicemente un apparentemente meno innocuo, hai fatto solo il tuo dovere. Nel momento in cui c'era da decidere cosa fare, diciamo il bivio della terza media, ha provato a dire io vorrei fare liceo artistico e fare insomma di questo la mia vita e la risposta senza nemmeno guardarla negli occhi è stata dipingere è un hobby. Questa ragazza è poi diventata un ingegnere e adesso è qui perché È una tua amica. sono io. È la tua migliore amica. Sì, ah, sicuramente. Sì, quello sempre. Ah, bisogna che prima o poi disfi tutto. Sì, no, no, ma ha già disfatto Ah. tutto. Sì. Cioè, è brutto, ma è Cioè, eh sì, normale. però. Il senso, quando ci dicono, quando ci hanno detto è il minimo che tu possa fare o è solo il tuo dovere, ovviamente lì abbiamo proprio perso ogni capacità di stare a contatto. Se c'era uno spiraglio di poter stare a contatto con i talenti, ce l'hanno bruciato. Per fortuna si può sempre riprendere tutto, però lì sono grandi traumi, soprattutto tu hai tradito anche il tipo di intelligenza che avevi, perché l'intelligenza intuitiva non ha bisogno di studiare tomi e tomi, 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 tomi di materie. Faticoso, faticoso, ma se sei qui vuol dire che sei già fatto. Ma infatti il risultato finale è la profonda stanchezza che uno si porta dentro. Sì, quello sì. C'era un'altra domanda? Ecco lei che. Beh, la prima domanda è se poi ci dai dei mezzi per disfare tutta la nostra vita. Ma Sì. certo. E quella invece originaria era, tornando alla gaffe con la figlia, chiedo per un'amica, vale, ti chiedo scusa, ammetto i miei limiti, sono imperfetta, abbi pazienza, non sono Supergirl, sono una madre, non No, sono non una così santa. perché è molto No, 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 impersonale. certo, nel senso, a me capita di fare l'isterica, quindi la madre affettuosa anche l'isterica. E mi chiedo, se le chiedo scusa, abbi pazienza, ma mamma, io ho dei momenti di defiance, non sono perfetta, ho sbagliato. Si può, ha un senso catartico, Non guaritore, è o detto, non è non è detto, detto? ma ha molto senso. Ok. Molto senso dire scusami, ho sbagliato. Senza troppe giri di parole, la mamma è imperfetta, così no, perché diventa un allontanarsi dal profondo sentire. Però mi dispiace, ho sbagliato, scusami. Sì, va benissimo, basta poco con i bimbi. Catartico no, se lo dovranno fare loro sto lavoro. Ecco, Come possiamo gestire i sensi di colpa per aver causato un trauma, nel mio caso mia madre,
adesso che lei non c'è più e in vita non ho potuto rimediare, non sono riuscito a rimediare. Allora, i sensi di colpa, allora facciamo questo pezzettino sui sensi di colpa. Che cosa sono i sensi di colpa? Il senso di colpa è pensare di aver creato dolore all'altro e magari l'altro dice che effettivamente gli abbiamo causato un dolore. In realtà il dolore più grande che noi possiamo creare è non manifestarci, quindi più noi andiamo verso la nostra manifestazione, più i sensi di colpa spariscono. Come noi abbiamo scelto loro, loro hanno scelto noi, i nostri genitori hanno scelto noi come figli. Quindi se le nostre scelte hanno portato dei grandi dolori o anche delle frasi che abbiamo detto hanno creato grande dolore, c'è un motivo. Per esempio, io su questo è un percorso che chi lavora con me lo faccio sempre fare quando c'è un tema sul genitore. Cioè, pensi di aver creato dolore ai tuoi genitori. In realtà sì, può essere vero, ma in realtà probabilmente avevi bisogno di manifestare rabbia, violenza. Perché? Perché veniva da qui. Io sono stata 10 anni a rinfacciare mia madre che io facevo terapia a causa sua. Non è stato proprio, cioè, io ero talmente arrabbiata che dicevo se vado al psicologo è per colpa tua. Per 10 anni gliel'ho detto. E se tornassi indietro lo rifarei, con la coscienza di oggi no, ma per come ero messa sì. Per come ero messa allora rifarei tutto. Avevo bisogno di tirar fuori quella rabbia lì. A me è sembrato di vivere un'ingiustizia fino ai 36 anni e io avevo bisogno di tirarlo fuori. Era la mia parte bambina. Quindi, se abbiamo detto e fatto brutte cose, è perché c'erano loro, perché, vado avanti un pezzettino con la teoria, ogni volta che si forma una ferita, si forma anche un bambino interiore, bloccato e rimane bloccato. Quindi, probabilmente, c'era, parlo di me, una mia parte a 6 anni, 5 anni, 7 anni, bloccata su quel trauma, arrabbiata e aveva bisogno di tirarlo fuori. Quindi è proprio accettare che non potevamo fare diversamente. Mi raccomando, questo è un concetto fondamentale. Noi tutto quello che abbiamo fatto è perché non avevamo i mezzi e le capacità di fare diversamente. Non esiste il senno di poi. Il senno di poi è un artificio della mente. Non esiste il senno di poi. Grazie. Un anno dopo, un anno su questo pianeta anche senza lavoro su di sé è un anno di esperienze. Se poi è anche un anno di lavoro su di sé, noi apprendiamo una coscienza enorme. Quindi quello che noi abbiamo fatto a 30, 40 o anche l'altro giorno, anche quello che abbiamo fatto l'altro giorno se lo riguardiamo oggi è sbagliato. Quindi ci vuole, ecco, per dire cosa devi fare di pratico, molta morbidezza nei tuoi confronti. Cioè, hai avuto bisogno, se l'hai fatto è perché avevi bisogno di tirare fuori della roba legata ai tuoi bambini interiori, ne avevi proprio bisogno, è come se purtroppo ferendo tua madre però avessi dato dignità a te stesso, avessi dato uno spazio, poi lo riprendiamo oggi pomeriggio questo discorso, ma è ho fatto male, le ho fatto male, mi dispiace tanto, da adulto lo dico, da adulto consapevole mi dispiace tanto, ma era necessario che io tirassi fuori il mio bambino interiore. Era proprio necessario, altrimenti questi eventi che poi quando i genitori non ci sono più diventano dei macigni, in realtà non averli fatti ti avrebbe portato poi allo sviluppo di sintomi. E non sto dicendo per mediare le cose, quando noi ci portiamo dentro, quando non riusciamo, tenete questo poi lo riprendiamo dopo, se non impariamo a dar spazio ai bambini interiori prima o poi viene fuori un sintomo, perché i bambini interiori sono legati ad anima e abbiamo bisogno di ascoltarli. Quindi molta tenerezza e molta... fai il papà buono nei tuoi confronti, esercita il papà buono che dice sì, hai creato una ferita ma avevi bisogno di farlo per liberare te stesso. Quindi fai proprio il padre buono, il padre consapevole nei tuoi confronti, che capisce ma accoglie e non giudica. Ti torna? Questa settimana nei contenuti per abbonati... La psicologia esoterica contempla e... tutta la sua struttura è basata sul concetto di anima. Anima fa diverse scelte. La prima è la famiglia in quale incarnarsi e di conseguenza sceglie, è una conseguenza. Scegliendo la famiglia, contemporaneamente scelgo anche le ferite che avrò nella personalità. Le ferite sono in personalità, non in anima. Anima è la nostra parte divina, non porta ferite. Famiglia, ferite, talenti, incontri animici. Le ferite evolutive
non si risolveranno mai. E questa è la più bella notizia del giorno. Perché tramite il dolore che sentiamo in personalità, il dolore ci porterà costantemente alla ricerca di noi stessi e ci porterà costantemente alla ricerca di anima. Poi ci sono le ferite, invece, quelle che sono un po' più comuni e un po' più frequenti. Come si crea una ferita? La ferita si crea con la ripetizione. A parte l'abuso, tutte le altre ferite si creano con la ripetizione. La libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene. Visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra. Il 2, 3, 4 agosto in Umbria, Giorgia Sitta terrà il primo seminario dal vivo sugli archetipi e la manifestazione di anima, un residenziale di 3 giornate nella splendida cornice del Relais San Clemente. Per info e prenotazioni rimandiamo ai link sotto al video in info box, nella sezione visualizza i prodotti oppure nel nostro sito shop cavuresoterica.it alla voce eventi e corsi.